Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta piumino. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 1, cacao amaro, lievito per dolci, uova, zucchero semolato, olio di semi di girasole, acqua gassata, un pizzico di sale. Per la crema al formaggio, formaggio spalmabile o mascarpone, uova, zucchero, amido di mais e una fioretta di aroma di vaniglia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla. Mettiamo gli albumi. Il sale. E montare per 4 minuti a velocità 3,5. Gli albumi sono perfettamente montati, mettiamoli da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo lo zucchero, i tuorli, e montare per 3 minuti. Velocità 5. Aggiungere l'olio. Ed amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo con la spatola, unire la farina, e l'acqua. Ed azioniamo il bimby per 1 minuto, velocità 5. Aggiungere il cacao il lievito ed amalgamare per 1 minuto a velocità 5. Il composto è pronto. Trasferiamolo nella ciotola con gli albumi. Mescolare delicatamente con movimenti dal basso verso l'alto. Trasferire il composto in una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver trasferito il composto in una teglia, mettiamolo da parte e cominciamo a preparare la crema al formaggio. Mettere nel boccale lo zucchero e il formaggio spalmabile. E facciamo amalgamare per 2 minuti, velocità 4. Aggiungere l'amido le uova. E la vaniglia.
ed amalgamare per 1 minuto e 30 secondi a velocità 4. La crema è pronta, trasferiamola in una sacca Posh. Riprendere la base e disegnare delle righe incrociate. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 25-30 minuti. La nostra torta è pronta. Lasciamola raffreddare prima di servirla. Torta piumino. Grazie e alla prossima ricetta.